serata al ritmo di pizziche e samba dal Adriatica per il carnevale estivo. La bellissima Anna Falchi, madrina dell'evento, ha aperto le sfilate di carri allegorici provenienti da Venezia, Putignano, Cento, Notaresco, Pineto, Porto Sant'Elpidio, Fermo e Monte Granaro, accompagnati da concerti e balli che hanno animato la riviera. Dovevo fare un applauso e un plauso a questo carnevale che è bellissimo, poi una stagione chiaramente inaspettata, ma sicuramente è anche meglio perché così si sta in una stagione che si presta all'aperto, in allegria, ed è una serata per tutti, chiaramente per le famiglie in modo particolare, tutti coloro che hanno scelto Alba Adriatica come meta estiva e naturalmente per le persone del luogo che penso che saranno contente di promuovere la propria città, la propria terra attraverso manifestazioni di questo genere. Ogni anno, oltre al divertimento, l'evento si fa portavoce di temi sociali. Quest'anno, sotto lo striscione Facciamo un selfie ma con intelligenza, si è affrontato il cyberbullismo per ricordare di divertirsi ma con saggezza. È attraverso questa manifestazione che si vuole lanciare un messaggio positivo, un messaggio che possa essere raccolto proprio da loro, perché il cyberbullismo è veramente una piaga che sta invadendo, diciamo, tutto il mondo del web, e soprattutto ne rimangono vittime quei giovani sensibili. La sfilata è partita alle ore 21 dalla rotonda di via Isozio del Lungomare Sud, al confine con Tortoreto, per procedere lentamente verso la rotonda Nilo sul Lungomare Nord. Proprio la rotonda Nilo, in attesa del serpentone mascherato, si è esibita in concerto la band Outlet, mentre sul lungomare centrale la pizzica salentina Divertito, Piazza Rovigo. Concerti, carri e balli danno appuntamento all'anno prossimo per scoprire le novità che proporrà la dinamica città di Alba Adriatica.